grazie ancora di essere qui di nuovo. Onore ai caduti! Un'inchiesta avviata nel 2021 dai poliziotti della squadra mobile di Trapani e Palermo, della locale Sisco e dello SCO ha portato all'arresto nel trapanese di 10 persone tutte accusate a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti, nonché traffico di influenze, violazione del segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale d'armi. L'indagine ha permesso di ricostruire il rinnovato assetto dei vertici delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi. Entrambi avevano individuato come reggenti due pregiudicati locali, in grado di disporre di numerosi complici. Gli investigatori hanno ricostruito le attività di estorsione, alcune consumate, altre solamente tentate, ai danni di imprenditori locali, tra cui uno di Castellammare, e due imprenditori alcamesi operanti nell'edilizia, nel movimento terra e nel commercio di auto, costretti a pagare 50.000 euro sotto la minaccia di ritorsioni. L'inchiesta ha anche documentato come le infiltrazioni mafiose erano tali da indirizzare il voto locale in favore di un candidato alcamese, tramite l'ingerenza di un ex senatore della Repubblica. I carabinieri del comando Compagnia di Randazzo, con il supporto dei colleghi dello squadrone e Liportato Cacciatori di Sicilia, di hanno scovato una piantagione di marijuana e arrestato un cinquantenne del posto, pregiudicato, per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. L'operazione ha avuto come teatro la contrada Canne di Castiglione di Sicilia, dove l'uomo, proprietario di un appezzamento di terreno, aveva pensato di poter coltivare piante di cannabis indica. I militari dell'arma, utilizzando anche un drone, sono così riusciti ad individuare le piante di cannabis, nascostisi tra la vegetazione. I carabinieri hanno quindi atteso l'arrivo del coltivatore che, appena giunto sul luogo, è stato bloccato dai carabinieri, che hanno successivamente riconosciuto ed estirpato 60 piante di cannabis indica, con altezza fino a 2 metri. Sequestrando anche 20 grammi di marijuana già essiccata, l'uomo è stato arrestato per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato in flagranza 4 catanesi, di 39, 42 e 57 anni, tutti pregiudicati, nonché un 26enne incensurato, tutti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. I militari nel quartiere di Librino hanno rivolto la loro attenzione ad un locale condominiale posto al piano terra di una palazzina in viale San Teodoro. I carabinieri sono riusciti ad osservare e documentare come quello stanzone, originariamente destinato alle riunioni di condomini, fosse in realtà meta di numerosi soggetti di ogni età. Dopo aver accertato quello strano via vai un carabiniere, intorno alle ore 21, si è quindi confuso tra i clienti ed è riuscito a bucare la vigilanza della sentinella all'ingresso dell'edificio. A questo punto, dopo essersi appostato vicino all'uscita secondaria posteriore,
È scattato il blitz dei carabinieri a supporto del collega, che ha colto di sorpresa gli spacciatori, rimasti in trappola. Messi in sicurezza tutti i malviventi coinvolti, sono state poi avviate le perquisizioni. I quattro sono stati associati al carcere catanese di Piazza Lanza. Violetta penso sia il ruolo forse più difficile per i soprani della mia categoria, quindi è un ruolo immenso da tutti i punti di vista, un'evoluzione proprio all'interno dell'opera, inizia in un modo, poi in un altro, e si vedono sempre dei colori diversi di questa ragazza, che ricordiamoci è una ragazza che nasce poverissima, da un padre violento, da una famiglia difficile, almeno questo nella storia vera, perché lei è un personaggio realmente esistito, Marie Duplessis. Ho fatto di più nella mia carriera, l'ho fatto un po' dappertutto, ma un ruolo al quale sono molto affezionato perché è ricco di sfaccettature. Si vede insomma il ragazzo che si innamora follemente di Violetta dopo averla vista per un anno, ma è il ragazzo anche geloso, possessivo, che poi a casa di Flora si arrabbia e addirittura umilia Violetta davanti a tutti. E questa un po' è la difficoltà di questo ruolo, che bisogna avere queste due sfaccettature, cioè l'innamorato e anche, diciamo, la vittima dell'ira e della gelosia. Alla fine è un risultato che viene fuori da un match molto equilibrato, dove le due squadre sono confrontate. Il Catania ha cercato poi alla fine di vincerla questa partita in maniera prepotente. Equilibrata sì, però poi alla fine, se vai a vedere il computo delle occasioni, la pericolosità in area che c'è stata, è stata più del Catania. Potevamo fare meglio i primi 20 minuti. Tecnicamente nella costruzione, nella prima costruzione l'acceleravamo troppo velocemente, cercavamo subito la profondità che non c'era. Gli ultimi 25 minuti del primo tempo siamo stati arrembanti, dove abbiamo sbagliato di meno tecnicamente, abbiamo avuto due o tre occasioni, una con Luperini, due con Guglielmotti e un rigore clamoroso. Che sfortunatamente noi non abbiamo il VAR, ma l'assistente, il guardanino, poteva dare una mano all'arbitro. Il secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo creato presupposti, ci è mancata la zampata. Affrontavamo una squadra che, l'avevo detto già alla vigilia, ti sollecita tanto, aveva fatto 7 gol e subito uno. Oggi credo che di pericoli ne ha creato solo il tiro da fuori area su una palla inattiva, su una respinta, ma di occasioni clamorose o di che hanno creato loro non ce ne sono state. Sì, un palleggio dei difensori con i centrocampisti, ma grandi pericolosità non abbiamo concesso. Una squadra che ti sollecita tanto. Ripeto, la zampata poteva determinare questa partita in quelle occasioni che abbiamo avuto, che abbiamo creato. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 17 settembre di Globus Television. Martedì, perturbazione in arrivo. Tempo conseguenza all'insegna di cielo coperto, nel corso del giorno probabili piogge in provincia di Messina, sull'Agrigentino e in provincia di Palermo, Ragusa e Siracusa. Temperature massime fino a 26 gradi. Mari, Mar Tirreno mosso, Mar Ionio poco mosso, Stretto di Sicilia molto mosso.